We vogliamo to l'accordo di Schengen, Agreement, che è una delle principali ragioni del disastro. Quando la storia comincia a battere e a, a scadenzare il proprio tempo, Ecco che si fanno avanti i movimenti rivoluzionari. Ovviamente c'è un motivo di... storico di eh, anniversari perché sono 90 anni dalla marcia su Roma, però eh, la questione fondamentale per una puntata come quella di questa sera, è eh, qual è la risposta se c'è in Italia della destra al, all'Europa, qual è la risposta se c'è in Italia della destra neofascista, postfascista, fascista alle crisi della costruzione europea. E, è immaginabile trovare in Italia movimenti simili a quelli che sono nati nel resto dell'Europa, che sono di critica feroce rispetto a, passateci il termine, alla costruzione borghese di uno Stato europeo che non piace a molti. Insomma, questo è il tema fondamentale di questa serata. Neofascismo, fascismo, Europa e quale spazio avrà nel futuro delle elezioni, ma anche dei prossimi mesi, in quelle proteste che abbiamo visto di piazza, che ovviamente non sono soltanto della destra, ci sono anche da parte della sinistra, e come potranno essere canalizzate verso una risposta elettorale. Buonasera, da Nicola Porro. Che cos'è il fascismo oggi in Italia, quasi 90 anni dopo la marcia su Roma? Quasi un secolo potremmo dire, quasi oltre il secolo breve. Che cos'è il fascismo oggi in Europa? È una risposta alla crisi? È una vecchia risposta alla crisi? E soprattutto che cos'è questo improvviso baluginare di immagini che affolla le cronache dei nostri giornali? Improvvisamente qualcuno parla di intitolare un aeroporto italiano a Benito Mussolini, non sappiamo cosa sarebbe accaduto se in Germania si fosse ipotizzato di intitolare un aeroporto ad Adolf Hitler. Eh, qualcuno ha visto addirittura i segnali, anche quelli mistici, hanno un senso camminare il fantasma di Claretta Petacci sulle rive del lago di Salò? e sembra uno scherzo, però è vero. Eh, c'è stata grande polemica per un convegno sulla marcia su Roma a Perugia, c'è grande polemica su qualcuno che denuncia il ritorno dello squadrismo nelle scuole romane, sui nuovi gruppi che hanno un'eredità nel passato, ma anche rivendicano una grande discontinuità, insomma, i cuori neri. Il fascismo di oggi, il neofascismo attinge al patrimonio di quella storia che oggi qui ricordiamo. La Marcia Fu Roma però fu un colpo di Stato, fu una grande avventura di Benito Mussolini finita in una grande tragedia. E allora la domanda di oggi, quello che vogliamo discutere in questa puntata è capire esattamente cosa c'è di vecchio nel vecchio. E cosa c'è di nuovo nel nuovo, soprattutto in un tempo in cui la crisi dell'Europa rende improvvisamente, eh, come dire, accessibili tutte le risposte e in cui anche idee antichissime possono sembrare una novità. Buonasera, Luca Teresa. Eccoci qua, eccoci qua. Eh, il tema è e di quelli delicati, Luca, tu hai scritto anche un libro su... Eh... Sì, però quello riguardava gli anni di Piombo e, e i morti di M destra... Me l'hai evocato con i piombo. cuori neri. E... Oggi invece vorrei che cominciassimo questa puntata da Simone Di Stefano, che è il numero due, possiamo dire così, di Casa Pound, perché iniziamo a partire dalla cronaca, cioè Casa Pound, l'organizzazione che tu rappresenti, ti do del tour non per mancanza di rispetto, ma per un motivo di età, è al centro delle polemiche, anzi, viene considerata in questo momento in cui ci sono tanti episodi diversi come un trade union, un movimento neofascista eh, che dice però di far parte di un fascismo totalmente diverso da quello del passato, non avete neanche ricordato la marcia su Roma, però siete entrati nelle scuole romane con dei fumogeni, con delle azioni che sono state giudicate violente. Allora la domanda è. Voi che tipo di fascisti siete e che cosa pensate di essere? Una cosa nuova o una cosa antica nella politica italiana? Ah, non pensiamo di essere né nuovi né antichi, chiaramente preferiamo fascisti a neofascisti perché neofascisti ci proietta negli anni 70 ed è un passato insomma abbastanza oscuro e anche terribile se vogliamo. Eh, il fascismo oggi ha molto da dire, ah, è un'idea... Eh, che ha una visione particolare ed unica dello Stato e della nazione ed è un'idea che può eh, tranquillamente esprimersi anche con queste regole in questa Costituzione e in questa democrazia e questo noi facciamo, cioè noi vogliamo proporre quella che è la nostra visione dello Stato, dell'economia, della nazione, di quello che va e non va e di quello che andrebbe fatto e lo vogliamo fare liberamente come tutti quanti ed è per questo che ci candidiamo sia alle comunali di Roma e sia alle regionali e forse chissà anche magari a Camera e Senato per per esprimere il dolore presenti. Ti intervisteremo su questi episodi, ma voglio presentare anche gli altri ospiti. Umberto Croppi è un giornalista e uno scrittore, ma è eh, un, come dire, in qualche modo un, un uomo simbolo di eh, un passaggio di generazioni. Ha fatto parte della nuova destra degli anni 70 e poi è stato l'assessore alla cultura della prima giunta allemana, la prima vera giunta di destra. Che abbia governato Roma dal dopoguerra oggi. Poi c'è Marco Revelli che è un sociologo soprattutto, ma è anche uno storico ed è anche una delle firme più prestigiose, eh, diciamo, del, del, dell'intellettualità di sinistra contemporanea. È sicuramente un antifascista, diciamo, sia rispetto al fascismo storico sia rispetto al neofascismo. E poi abbiamo in collegamento. Roberto Fiore, che avete visto in quel film, ed è il leader dell'altro gruppo neofascista italiano che è Forza Nuova. Allora vorrei partire da ehm, eh, se Nicola è d'accordo: da Revelli per sentire un punto di vista, come dire, molto critico, ovviamente. Perché eh, la marcia su Roma dovrebbe essere una, un, un anniversario storico che non può essere ricordato. Come qualunque altro evento storico, qual è il legame vivo con la memoria di quel passato che rende ancora l'Italia una repubblica antifascista, che è ancora una dodicesima disposizione transitoria che impedisce la ricostituzione di qualunque partito fascista in Italia? Quindi si può costruire un nuovo, un, nuovo. Fascista, un nuovo partito fascista ma non il disciolto PNF. Ci sono fascista. delle sentenze passate in Cassazione in cui si dice che il disciolto PNF non può essere ricostituito semplicemente perché chi l'ha fondato e chi ne ha fatto parte è morto e sepolto e che comunque sia il secondo comma di questa disposizione transitoria dice che i fascisti hanno pienamente diritto ad essere eletti dal 1953 alla Camera e al Senato, quindi paradossalmente se lo stesso Benito Mussolini fosse stato vivo o fosse sopravvissuto, dal 1953 sicuramente non, lo avremmo non avuto in Parlamento. non può essere in mm. politica un partito nazionale fascista come quello no, del Ventennio, no, ma i fascisti hanno, I fascisti diritto, hanno i diritto di cittadinanza e ci perché siamo in una democrazia. Però sentiamo per i revelli su questo perché diciamo siete eh, in almeno due che sostenete questa tesi, sentiamo un'opinione diversa. Bene. Costituzione stabilisce, è anche vietata la ricostituzione del 18 partito fascista, sotto ogni forma e nome, direi che è molto chiaro da questo punto di vista, non c'è modo di eh, trattare le parole eh, in, in con altri significati di quello che hanno. Perché, Perché la, eh, la nostra Costituzione eh, è così severa? È una Costituzione di, di libertà, e credo che. Eh, anche coloro che, che, che ci sputano sopra dovrebbero ri ringraziare quella libertà che gli è concessa da questa carta. Eh, perché la, la marcia su Roma eh, è una data infausta che non può essere ricordata come le altre epoche, come le altre date storiche? Perché ha iniziato una lunga tragedia, perché da quel giorno è cominciato un regime che è costato all'Italia tantissimo, è costato molto caro alle minoranze che eh, resistevano, è costata la vita, è costato il carcere, è costato il confino, eh, perché ha prodotto de de degli atti infami come le, le leggi razziali, perché ha trasformato l'Italia in un paese aggressore, eh, in un'infinità di guerra, e perché poi è finita in una tragedia dalla quale l'Italia è uscita distrutta è uscita distrutta eh, fisicamente, eh, materialmente, è uscita distrutta moralmente di fronte al mondo, se non fosse stato per quella parte di italiani che combatterono contro il fascismo durante il fascismo e poi con la guerra partigiana che hanno riscattato l'onore di questo paese. Per questa ragione non è una data come le altre. Un'ultima cosa, una cosa sì, no, soltanto no, un no. secondo, no? Perché sì. si dice che da questa parte si sputa sulla Costituzione, nella realtà dei fatti non è così, e se si legge il programma di Casa Pound, non uno dei pochi movimenti che porta alla difesa di alcuni punti della Costituzione che oggi sono a rischio. Eh, la Costituzione è nata dalla resistenza. E, e ha dentro i valori che quella eh, che quell esperienza storica ha sì, sì, sicuramente, eh, però porta anche, porta anche tante altre cose che vengono dalla precedente esperienza, soprattutto nel campo sociale. Quando si dice che le imprese <ride> devono avere un indirizzo sociale, non può esistere un'economia, tra virgolette, ultraliberista, si dice nella Costituzione, qui lo difendiamo soltanto noi. E quando eh, i nostri no, cari bello. amici antifascisti ci vengono ad attaccare, questi... Eh, dettami Però, della Costituzione da difendere se state, si ricordano esempio, solo il dodicesimo... Voi dite noi rispettiamo la Costituzione e anzi ci facciamo riferimento. No, noi difendiamo noi tanto. soltanto, perfetto. probabilmente difendiamo soltanto, alcuni, alcuni se, punti perfetto. della Costituzione e difendiamo soltanto noi e questa è la realtà dei fatti. Volevo chiedere a Revelli una cosa, la copertina di questa puntata inizia non a caso con alcune immagini, quelle di un movimento greco che si chiama Alba Dorata che ha raccolto percentuali Mai viste in Europa, credo Nicola, da parte di un movimento che si richiama esplicitamente al fascismo e al neonazismo. Allora la domanda è perché adesso il fascismo torna, come dire, di nuovo attraente anche sul piano elettorale, secondo uno che come dire lo avversa e lo combatte? Beh, perché credo che nelle fasi torbide della storia, nelle fasi nelle quali le società sembrano sull'orlo della, della disgregazione o di profondissime crisi economiche, che sono anche crisi sociali, che sono anche eh, disfacimento del tessuto sociale, eh, e riemergono le tentazioni. Eh, io poi, mh, come dire, dei ricorsi storici sono molto... Eh, dubbioso sulla possibilità di, di riconoscere delle continuità assolute ma sicuramente vengono ripescati simboli parole d'ordine ehm, riferimenti storici che ritornano a altri momenti di caduta eh, credo soprattutto che eh, in, in queste fasi quello che pesa è la malattia della democrazia quando le democrazie si ammalano eh, la tentazione che eh, il fascismo incarnato in un periodo storico e, e, e ancora di più il nazionalsocialismo. A me alcune eh, forme eh, greche ricordano più la Germania degli che anni 30 che non l'Italia degli anni 20, eh, con, con una società già moderna e tuttavia eh, in, in crisi profonda che recupera alcuni aspetti eh, primordiali della belluinità della politica e la ripropone. Alba Dorata in, in Grecia sta facendo questa stessa operazione. Sì, posso sgomberare subito un campo da un equivoco, Luca? Lo faccio perché siamo inondati anche di Twitter, lo voglio chiedere proprio a lei, Revelli. Eh, facciamo male, eh, Telese ed io, ad avere ospiti come alcuni su Twitter ci stanno dicendo ora dei fascisti in televisione? Perché ci sono molti... Mi sembra inutile avere finte ipocrisie. Ci sono molte persone che ci scrivono, Ma siete pazzi? No, immagino. Eh, eh, quindi, perché... No, ma lo voglio chiedere. Ovviamente non a lei. Eh, vorrei chiederlo a Revelli. Perché, eh, no, dire... poi anche a lui. Però... Beh, sì, no, beh, lui, <ride> lui spero che non dica che siamo spuntata. pazzi ad invitarlo in, in televisione. Perché... No, devo dire che a me personalmente eh, produce un certo disagio eh, ma sedere lo di fronte a una persona che dichiara esplicitamente il proprio fascismo. Sì. Dopo che... Dopo... Dopo che sappiamo tutto di cosa è stato il fascismo. Credo d'altra parte che sia un grande monumento alla nostra libertà, il fatto che eh, si possa parlare in e questo E questa mondo. è una lezione che vorrei fosse chiara, e, no, scusatemi, e a tutti quelli che ci criticano che... molto. Scusi, 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 ma questo lo faremo, sia... questo lo faremo. Però è fondamentale, secondo me, mettere un punto, cioè se si fa una trasmissione di questo tipo, questo è un monumento alla libertà. La libertà di tutti quanti anche di dire cose che non si condividono e di avere accanto persone che si possono non condividere al 100%. Scusami Luca, ma eh, è tu, eh, iniziamo forse in maniera un po', eh, direi, per noi liberali, laica questa trasmissione. Quindi vogliamo e rivendichiamo questa scelta. Groppi, eh, è stato, Mi scusi, non voglio subito togliere la parola. È stato... Eh, difficile per lei nella prima giunta alemanno eh, raccontare il suo passato, raccontare quello che rappresentava una città un paese grosso, come Roma, 5 milioni di persone. Cioè, qual è stato l'impatto? Avete dovuto edulcorare il vostro, eh, il vostro passato? Beh, intanto, lei mi chiede il mio passato. Io no, ho ma... un passato piuttosto stravagante. Sì, sì, no, no, cioè, lei è è un passato mia... strava... Precedente esperienza politica è stata la guida dei verdi della sì, è evidente. Lazio, quindi... Le chiedo, però, ha capito cosa voglio dire, quel, quel milieu che, 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 che si riconosce in movimenti vicino al fascismo. Io, come ho cercato di raccontare sì. in questi giorni, in un mio libro che ho con me, così iniziamo con, con, con un piccolo spot un po' capitalistico eh, oggi. Eh, romanzo comunale. E, ho, ho cercato di spiegare questo su dati, cioè riportando numeri, riportando eh, articoli di giornale, interviste, opinioni. Sì. Eh, Alemanno fu eletto sulla sensazione di un possibile cambiamento radicale e eh, con un grosso investimento anche da parte della sinistra sia in termini elettorali che in termini di dichiarazione di voto eh, Capanna fece una dichiarazione di voto in favore di Alemanno eh, a, a, altri esponenti importanti, Carlin Petrini disse vedrete vi stupirà ci furono Centomila elettori che avevano votato Rutelli al primo turno, che votava, spostarono il proprio voto al secondo turno. Ma non era percepito come un ex fascista? In quel momento prevaleva la sensazione che lui potesse interrompere certi metodi e che ormai fosse eh, fuori da quella tradizione. Eh, purtroppo il fallimento è stato nella sostanza. È il stato... fallimento di Alemanno dice sì, lei: che Io lo ritengo tale, insomma, sì, eh, sì. È, nella, è nel fatto di non aver saputo rappresentare questa spinta innovativa. Dentro questo, poi ci sono stati alcuni fenomeni marginali che hanno ricondotto la sua immagine anche alla tradizione neofascista, diciamo, ma hanno trovato eh, amplificazione solo. Alla luce del Ne, ne parleremo dei... perché forse potremmo dire che questo è il romanzo che racconta il post-fascismo al governo. Cioè, sì. in qualche modo, ci fu anche una grandissima polemica quando fu letto Alemanno per i saluti romani in Campidoglio. Sì, che, che furono, si disse che, che, 5, che non era poi, rotto ehm, il legame sì. di continuità. E soprattutto Alemanno iniziò con un'alleanza con Casa Pound che poi è finita con una rottura. Però vediamo, per stare ad oggi, che cosa è successo a Predappio... Che tipo di rappresentazione ha oggi, questa mattina, l'anniversario nel cuore della Romagna Rossa del, come dire, del più importante evento nella storia fondante della Repubblica? Per esempio, per Pagliari. Casa Pound non è un importante evento questo, infatti, loro non capire. ci è sono vero? andati. Voi non questo... ci siete andati, non è un importante evento non, per non, voi non la non Marcia Non ci piacciono su... le parate in cui c'è gente vestita da pagliaccio, anche se riconosciamo all'interno di quel mondo un amore verso l'opera fatta da Benito Mussolini Penso. per questa nazione. Vediamo allora. Lasciate il passaggio. Cambiati, il sindaco ha proveduto la messa sulla tomba di Mussolini, noi prendiamo il rosario alla madonna del fascio, siamo qui a dirgli duce di ragione. Cosa hanno fatto il laicismo liberale e l'ateismo marxista contro la famiglia? Divorzio, aborto, omosessualità e adesso vogliono dare anche i bambini agli omosessuali. Ecco cosa hanno portato i liberatori, per questo veniamo a piangere di dolore sulla tomba di Mussolini. Chi ha fatto le leggi sociali? Mussolini. Chi ha fatto la sanità per il popolo gratis? Mussolini. Ecco perché veniamo qua, su questa tomba. Camerati caduti della Repubblica Sociale Italiana. Presente Benito Mussolini. Luce, 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 Allora vorrei sentire fio su questo, ma prima c'è un commento di di Stefano che non è stato inquadrato, ovviamente, è molto duro. Cioè, lei ha detto, sono, tu hai detto che sono dei pagliacci e poi hai detto anche che quello è un prete che ha scambiato il fascismo per la buon costume. Esatto. Cioè, quella, generalmente, come avete visto, c'è gente mascherata, diciamo, a cui piace mascherarsi come andrebbe a carnevale, fa la sua pagliacciata, però insieme a quella massa di gente, oltre ai pagliacci, avrete potuto notare che c'è anche gente semplice, gente che va lì semplicemente a onorare la memoria di Benito Mussolini perché riconosce L'opera sociale del fascismo, e questo qualcosa di più. detto, è quando, anche il prete, però no, è importante. Il prevedi, il prevedi il prevedi arriva un cappellano, un prete che si mette a parlare di cose che col fascismo non c'entrano niente, scambiando il fascismo con la buon costume. Il fascismo non ha tabù, non ha dogmi, non, ha, eh, non è quello che dice quel prete in quel momento. Il fascismo è tante cose storicamente. Revelli, che invece lei con la storia, la coscienza di chi eh, sostiene i valori dell'antifascismo, che cosa vede in quella. Marcia, un pericolo, una dunata nostalgica, o anche lei una pagliacciata. Beh in, in quegli episodi di, di Predapio vedo del, del turismo nostalgico, eh, davvero, di, di, di macchiette che, che sono sopravvissute in un, in un mondo eh, che sta altrove. Non, non, non mi fa paura la Dunata di Predapio. Eh, ci sono sempre state. Eh, sono diventate anche un'occasione uh, un di business. Eh, C'è un fiorente in mercato quel, eh, in quel eh, comune e dei partito democratico sì, ha tassato i Pullman, e... 30 euro <ride> di tassa e, 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 sì, e, e si vive anche di quello. Lo stesso lo troviamo al vittoriale, eh, lo, lo stesso lo troviamo in alcuni luoghi del regime. Ma... Quindi, non que è quello il neocolazione que 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 i cascami. No, io credo che eh, quello che, che mi preoccupa è la sopravvivenza nei, nel, nei tessuti, nel tessuto soprattutto metropolitano delle, de, delle città in declino eh, e questo mh, pseudo appello ai contenuti sociali del fascismo, perché il, il fascismo fu una tragedia per le classi subalterne, fu una tra tragedia per il mondo del lavoro. Eh, il fascismo tagliò i salari, eh, gli diede in cambio la mutua, certo, ma perché in tutto il mondo si stava diffondendo eh, il sistema de, de, dell'assistenza pubblica, ma, 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 ma distrusse le organizzazioni autonome dei lavoratori eh, e, e alla fine mandò a crepare centinaia di migliaia di, di povera gente, eh, di gente semplice, come veniva detto. In Russia, andate a vedervi le, eh, le lapidi dei caduti in Russia sulle nostre montagne, nelle nostre campagne. Tanti sono andati volontari comunque. Ma che volontari? Ma che, volo ma che imbecillità questa? Anche in, in, in Africa ci sono molti volontari che si sono pentiti di essere andati volontari equipaggiati con le scarpe di cartone. Questa retorica... Beh, non è retorica, è la storia. spicciola comunque, Spiccola. si sono opinioni diverse. Opinioni eh, diverse. opinione l'opinione c'ha Fiore di questo... Eh, se lui sarebbe eh, andato a Predappi oggi... Eh se appunto, cernato, quello voglio capire, che, stato che, stato che, che immagini, cosa, cosa le sembra quella immagine, Fiore? Guardi, io eh, premetto che non cambio idea sul fascismo dall'età probabilmente di 12-13 anni, ho sempre inteso il fascismo come un fenomeno eh, sostanzialmente positivo ma assolutamente da rinnovare nelle, nelle immagini, in alcuni dei contenuti tra eh, te che ricordo il mio primo discorso a 14 anni in assemblea scolastica fu a favore del peronismo proprio come non superamento ma come un, un aggiornamento di quello che era stato il fascismo io non cambio da tantissimi anni quello che sta cambiando è tutta la storiografia. Sarebbe stato sufficiente mh, per i, chi, chi sta nello studio eh, ascoltare gli ultimi 20 minuti di Porta a Porta l'altra sera con uno storico marxista fra i più importanti, Villari, un ex esponente di Lotta Continua, Paolo Mieli, poi diventato intelligenzia forse nemmeno più di sinistra, è difficile dire, più pennacchi. Alla fine si sono resi conto c'è stata anche qualche battuta simpatica che stavano cedendo all'apologia di fascismo, parlando delle bonifiche, parlando delle leggi sociali, parlando di tutta una serie di cose che oramai hanno eh, evidenziato che quell'immagine che è stata data dal fascismo, soprattutto dalla storiografia marxista, e cioè che Rispetto al progresso delle masse proletarie, il fascismo rappresentò il bastone del capitalismo. È un'immagine che non ha più senso. Non ha più senso soprattutto se si guarda le forme che eh, si ispirano in un certo senso a quei movimenti oggi, che sono le forme più avanzate di antibanca, antimonti, anticapitalismo finanziario, con delle proposte concrete. Quindi. Voglio dire, la storiografia marxista ha sostanzialmente. Però noi le abbiamo chiesto ceduto... di quella manifestazione siccome di Stefano vado... che si dichiara, ha detto per me sono dei pagliacci è una cosa molto più no, importante. Io... La, la, la parola pagliacci non la utilizzo. Se lei va alle manifestazioni di Forza Nuova vedrà eh, diciamo, una, una impostazione totalmente differente, ma la parola pagliacci nei confronti di gente che vuole ricordare a suo modo un movimento storico che poi ripeto in moltissime forme a prezzo pubblico. Io. A chi vuole Ho detto uno che si mette col fez e il manganello e va a fare lo scatto impazzito. Che eh, dice qui è... è un pagliaccio, capito? Che disonora il fascismo: disonora Vabbè, questo... i caduti, disonora chi è morto. C Perché è, è un, un, è un mascherato problema. È un problema loro di come onorano certe cose, non è il mio, però assolutamente non, non, non penso che si possa generalizzare. Il punto è un altro non si vuol vedere quella che oggi è la realtà delle cose, quello che sta accadendo nel mondo. Si parla di Alba Dorata, ma non si capisce da dove nasce Alba Dorata. Quando Voi mi dice ad Alba Dorata Fiore, cioè, per, per lei è un riferimento a Alba Dorata no, guarda, io faccio europeo io ho fatto una manifestazione a Milano l'anno scorso con il capo di Alba Dorata ho avuto dei, dei, dei rapporti de, 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 quasi decennali con, con Alba Dorata eh, e, e Alba Dorata quando Grillo dice attenzione dopo il fenomeno Grillo c'è Alba Dorata è come dire in un certo senso ci stanno questi movimenti c'è cioè Forza Nova o quello che c'è il punto è questo se non si capisce che eh, questo, quello che voi potreste definire facilmente un nuovo fascismo, ma in fondo anche qualcosa di differente, cioè una proposta seria e forte contro il sistema capitalistico finanziario, di, di ritorno alle tradizioni che sono anche tradizioni del lavoro, ad esempio l'agricoltura e l'artigianato. Noi stiamo facendo in Sicilia in questo momento fermi una proposta battaglia... perché vogliamo sentire anche Croppi prima della pubblicità, se no Croppi lei è molto importante perché eh, eh, si è formato con la nuova destra che nasce. Proprio dalla critica contro il nostalgismo, contro il fascismo del ventennio, facevate una rivista, La Voce della Fogna, che prendeva in giro addirittura il sì, prototipo un... del nostalgico. Ora, che impressione le fa vedere queste immagini? Siete stati scavalcati dalla storia, la vostra critica è invecchiata. O, quella sì. è la modernità o è il passato? No, è sicuramente invecchiata. Tra l'altro, Revelli che è stato uno studioso approfondito, <ride> ci imputava il fatto di avere comunque dei legami culturali, l'organicismo, eccetera, con una certa cultura. Eh, era un, un momento in cui una generazione rompeva con la tradizione dei fratelli maggiori e dei padri Noi cominciamo a ripensare, a riscrivere e Il 77 nero ecco Inevitabilmente ci incontrammo poi con i nostri coetanei del, eh, di fronti diversi E insieme cominciamo a rimettere in moto un, un cammino di idee che ha portato a contaminazioni e poi a superamenti Io credo, eh, ma è un'analisi che facevamo già allora che, che oggi vale in assoluto, eh, che il fascismo, quel fascismo, comunque lo si intenda, sia quello oh, appunto un po' folcloristico con i FETS, sia quello della rivalutazione delle istituzioni del ventennio non sia più moneta politica corrente non sia più spendibile che esistono dei rischi lei è in futuro e libertà, Io sono oggi. In futuro in libertà sì. e condivide la famosa frase di Fini, Fini sul male assoluto. assoluto ero certo che me che, eh beh, e lo devo chiedere eh, beh, eh, chiesto, e, e di delle... discontinuità fra eh, eh, questa beh, storia e il... quella beh, no? allora, eh, nel contesto in cui Fini l'ha detto, peraltro eh, invertendo il pensiero di Anna Arendt a cui si rifaceva, eh, sicuramente quella ha un valore politico importante perché è il contesto che, che la rende importante. Cioè lui aveva bisogno di rompere cioè, in. Viaggi in, in maniera... Israele, il viaggio cioè, in Israele aveva bisogno Ghiab di rompere Baschele. in maniera netta e simbolica con una tradizio... con un equivoco. Perché il neofascismo fatto partito in Italia è stato un equivoco che ha anche servito a contenere possibili fenomeni insurrezionali, è, deviazioni. È troppo colto e troppo intelligente no. per, per non pensare che non ci sia anche un motivo banalmente elettoralistico e di dignità di governo per in Ma quel certo, momento. Ma certo, infatti è stata un, una, una cioè, definizione è, opportuna. È andato a patti con quel mondo di cui Fiore si dice invece completamente in disaccordo. Non so ovviamente se è anche per causa Pound, il capitalismo, la borghesia, la gestione della finanza, delle banche. Cioè, que quello è, è, dubbio, stato, quello è, è, è stato il compromesso di una certa parte. Un infatti. Fare. Beh, ma immagino di sì, da quello no, che no. dice Fiore, immagino che quello non, non possa essere un tradimento. Si... Perché fine non era fascista neanche prima, quindi non no, è vero. Ci fermiamo per un, ma... un break eh, pubblicitario. questo dilemma. Un cioè, break pubblicitario. dobbiamo fermare i ragioni di <ride> cose, Madonna. Rieccoci in onda, stiamo parlando in studio dell'anniversario della marcia su Roma, della rinascita di molti movimenti neofascisti in Europa. Qualcuno ci dice: cambio canale, qualcuno ci dice che cosa state facendo. Noi, in due o tre anni di questo programma, abbiamo invitato sempre tutti, abbiamo parlato di tutto abbiamo dato una nostra posizione e non abbiamo né paure né tabù Direi quindi proprio. chi vuole cambiare canale perché pensa che sia sconveniente dare voce a qualcuno secondo noi fa un errore, punto se lo volete fare, fatelo Allora, eh, Revelli eh, vorrei ehm, farle vedere il video di un gruppo che si chiamano Cinghia Mattanza anzi di un... Come dire, di un eh, e sono una delle rappresentazioni della musica eh, alternativa o diciamo come si chiama del rock eh, identitario nato dalla, cioè, dalla tradizione della destra musicale. Vediamolo insieme e torniamo nello studio. Allora, questo gruppo si chiama Z0Alfa e ha un'importanza perché il suo leader musicale è anche il leader di Casa Pound. Lei quando vede queste immagini pensa che ci sia come dire un'estetica della violenza beh, dentro il neofascismo? Beh, credo che non ci sia bisogno di queste immagini, ma queste lo confermano che il fascismo abbia dentro di sé un nucleo costitutivo di violenza e di violenza. Eh, fine a se stessa per molti, di violenza come valore. È dichiarato, è scritto nella voce fascismo della Treccani, scritta da Giovanni Gentile e firmata insieme a Mussolini, lo si afferma che il fascismo è violenza, è guerra, è, 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 è l'ideologia della guerra come igiene del mondo, è estetica appunto della violenza. Quello che credo invece che occorra chiarire fino in fondo è questa eh, storia del, del, del fascismo come eh, eh, anticorpo nei confronti della finanza, della banca, questo che è stato detto, il fascismo antibanca. No, ha Andiamo... detto sia Fiore che... Eh. È stato detto eh, no, quando c'era il fascismo la momento. banca la finanza stavano schiacciati ecco, no, al dello Stato andiamo a vedere come questa eh, cosa che stiamo andiamo a vedere questa cosa che stiamo discutendo eh, la, la banca la, 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 la marcia su Roma come è nata e cosa c'era die, dietro non c'erano solo le, le macchiette in camicia nera con i manganelli che, che, che cantavano, che cantavano eh, in onore del santo manganello a proposito sì, sì. di quello che si diceva. Allora, dietro di quella, dietro quel, il successo di quella, di quella marcia su Roma eh, c'era un fronte che andava dagli industriali mm -hmm. alle banche milanesi mm -hmm. eh, al Vaticano eh, a una parte della massoneria, i giochi quando... Eh, Mussolini eh, accettò di dare il via eh, su pressione, peraltro, dei suoi gerarchi, non era nemmeno pienamente convinto lui. I giochi erano fatti, erano stati fatti gli accordi con Salandra, eh, l'esercito aveva garantito la, la, la propria neutralità e eh, il fatto che il re non avrebbe firmato lo, lo stato d'assedio. Eh, altro che, che, che contro le classi dominanti scusi, il fascismo no, mi dà tempo è, di replicare è un arrivato eh, è, è cioè, questa è una è sua arrivato. visione è no no sua... non è la mia visione no? ci è... sono biblioteche se voi certo, marxiste dove lei no, no, ha studiato la lotta continua sicuramente ma questa è la visione ma... ma guardi che l'altra ma sera come diceva anche Fiore a porta a porta si, si va a leggere, leggere la storiografia liberale si va a leggere Salvatorelli si va a leggere Salvemi. scusi c'è stata una guerra civile di cui voi non parlate con il biennio rosso, con tutto quello che è successo in Italia subito dopo la guerra, che rischiava di far diventare questa nazione uno stato socialista sovietico, c'è stata una guerra civile che è stata vinta dal fascismo. Questo è quello che ha portato la marcia su Roma, e l'hanno fatto Stefano i combattenti ma... che tornavano dalle trincee e che l'Italia la voce, la voce della, musisti, della, eh. della Treccani compilata da Gentile Mussolini. È e Mussolini. La domanda fascismo. è ve la potete leggere, sì, sì, non c'è sì, nessuna sì, no, no, dico, della guerra. L'idea della violenza e della la guerra come genere nel mondo sono frasi... No, sacri. Ma siccome partiamo da quel filmato, perché... Ma era fascistissimo, contrariamente a quello che ha detto Croppi durante... E Giuppola è mica anche un eh, po'. Sua... Ma le volevo chiedere che cos'è quella cinghia mattanza, che cos'è simbolicamente per voi? L'idea che, che, che ci fa si nei percuote con i giovani con la quando c'è il concerto mm. i ragazzi hanno voglia di fare questa, questa lotta con le cinghie, senza la fibbia, fra di loro, giocano e si divertono così con attitudine ha una voglia di vivere che purtroppo oggi abbiamo perso perché se invece i giovani devono stare davanti in real time a vedere Borghese. Che sta lì che fa la cena con gli amichetti suoi o a vedere programmi che parlano di gente che si è chiusa dentro casa e eh, vivendo che in mezzo alla mondezza. Attenzione. Sì, è molto meglio che il giovane abbia un'attitudine a vivere, capito? A vivere delle esperienze anche forti, a stare insieme agli altri, a, a mettersi in gioco, a rischiare, a prendersi una cintata piuttosto che diventare Quindi anestetizzato. Violenza, anestetizzato davanti alla televisione: è un'estetica un della violenza. Sì, cioè sì sarà un'estetica della violenza, un'estetica della vita, però. Devo dire, eh, devo dire una cosa: io non sono particolarmente scandalizzato, da, non lo farei, ma non sono scandalizzato da quel video. perché Però sarebbe molto bello parlare anche di politica. Sì, ma a... voglio, fare, eh, questa domanda, voglio fare questa domanda: lei è a fiore, e, e non sono, cioè, ci sono degli sport eh, per cui paesi che a voi non amate molto, come quelli eh, americani o anglosassoni, che altro che quell'estetica della violenza ce l'hanno, ci rivolta dieci volte superiore alla violenza. Sono mascherati. Cioè, è proprio la guerra che loro eh, impersonificano nei loro sport. Però la domanda che le faccio è molto seria e non riguarda questa, questo, questo gioco ed è il DNA violento che certi movimenti di destra nella storia italiana recente non sto parlando della marcia su Roma negli anni 70 e anche negli anni 80 hanno avuto, questo per me è è il discrimine, perché l'attività politica se quella roba lì l'ha messa da parte o non l'ha messa da parte. Capisce cosa le dico di Stefano? Quello è il tema politico forte. Perché oggi si attribuisce alla vostra manifestazione o alla manifestazione di Alba Dorata in Grecia un connotato di violenza, mentre magari la manifestazione di sinistra altrettanto eh, altrettanto violenta sì. nelle immagini, gli si attribuisce soltanto un, un come posso dire, un sano ribellismo. Eh, appunto, è strano dico che dei ragazzi. Glielo, che danno fuoco alle macchine, glielo sto alle chiedendo, sto chiedendo a lei e Fiore, no, perché voglio eroi. capire se esiste e, e avete questo problema il vostro interno. È molto chiara la mia domanda, penso Di Stefano. Eh, e poi Fiore noi, Io rispondo subito: l'unico problema con la violenza che abbiamo esatto, è quello dell'antifascismo è... militante, non l'antifascismo come opinione che è assolutamente eh, libera di essere espressa. Gli antifascisti militanti, quando cercano di impedirci fisicamente di fare politica, assaltano le nostre sedi, assaltano i nostri banchetti perché i fascisti sono. Dei vermi che devono morire, questa è la è, loro visione. Ma è stato del mondo. giusto entrare con i criminogeni violenza... dentro una scuola? Che c'entra questo adesso col, no, con gli antifascisti propos... che assaltano i eh, banchetti Ma questa è la storia, ma stiamo parlando di un gesto vostro di quattro giorni fa. Eh, è I ragazzi sono entrati e hanno corso, corso, per, fuori, i corridoi, hanno corso per i corridoi gridando scuola pubblica, questo era il grido. Al grido di scuola pubblica sono entrati in un liceo borghese di famiglie bene di Roma che è il Giulio Cesare e ed, è per, questo, per ed è per questo che ha fatto tanto scandalo, ma sono entrati per svegliare gli altri ragazzi che stavano Secondo in classe Secondo me avrebbe classe. fatto scandalo anche se era no, un po' più... di Luca che se l'avessero fatto a Torbella Monaca non avrebbe fatto nessuno scandalo e non staremmo a parlare di niente perché delle scuole popolari, della gente, delle condizioni della, della gente vera. Non quella che sta qui o che partecipa alla trasmissione, la gente vera. Se ne fregano tutti. Ecco dov'è il successo di Casa Pound. Perché Casa Pound parla e viene da quell'esperienza, la gente reale, fuori dal mondo della televisione. Fiore, forza nuova anche a una persona voglio dire, moderata come il sottoscritto? però ricorda, evoca, sembra vicino alla violenza. O ci sbagliamo completamente a pensarla così? Guardi, iniziamo subito da queste manifestazioni giovanili delle ultime settimane, sia di blocco studentesco che di lotta studentesco. Che è la formazione giovanile sì. di Forza Nuova. Non c'è stata violenza, è stata dimostr data dimostrazione di vivacità e di idealità perché ricordiamoci una cosa in questo momento c'è un'implosione dei movimenti giovanili, se voi andate a vedere anche le manifestazioni di sinistra che un tempo davano centinaia di migliaia di persone l'altro giorno, ricordo, erano secondo la questura 20.000, non 150.000 oramai danno la dimostrazione che il mondo giovanile non fa più politica e voglio dare anche un, un, un dato demografico ci sono 2.500.000 giovani in meno del 2001, quindi i giovani stanno proprio come numero. Il fatto che ci siano dei giovani che fanno delle manifestazioni oltretutto contro la legge Aprea, come nel caso di lotta studentesca, che dice sostanzialmente che le imprese devono entrare dentro le scuole. Qui ritorno alla polemica di prima: cioè, noi vogliamo dare un qualche cosa che è stato sempre pubblico, nazionale e sostanzialmente italiano, lo vogliamo dare alle imprese. Quindi è l'economia che dirige l'educazione e la politica. Mentre noi pensiamo, e lo dico alle persone anche di sinistra, nello studio, noi pensiamo che sia la politica a dover dirigere l'economia e il lavoro a dirigere il capitale, questi sono dei concetti importantissimi. Poi, la guerra. Qui si parla di violenza e di guerra, ma voi vi rendete conto che negli ultimi tempi da parte dei nostri movimenti, Forza Nuova, ma anche gli altri movimenti, non c'è stato l'appoggio a una guerra, mentre tutti i movimenti liberali o di sinistra hanno appoggiato la guerra in Libia, la guerra contro la Siria, Beh, la non guerra in Sato, che è un enorme movimento, guerra... partiti, alcuni partiti, ma enormi movimenti di sinistra contro la guerra. Però no, le chiedo no, una tutti cosa più, è il simbolo, simbolo di Alba Dorata che eh, lei dice siete già. C'è cioè un richiamo alla svastica e quindi anche esplicito al neonazismo. Lei sente di poter condividere il richiamo alla storia del neonazismo in Europa? No. Io, quasi, sono stato sempre, ma sempre dall'età di 14 anni, non negli ultimi 2-3 anni. Io sono stato sempre molto attenta a quella che è la tradizione sociale del fascismo, vale a dire appunto leggi sociali, eh, identità nazionale che in quel momento non c'era, ri ribaltare i concetti della politica e del capitale. E anche questo è un dato importante: il fatto che in Italia sotto quel periodo c'è finalmente una, un, un si riprende lo spirito eh, cattolico che era fondamentale in quel momento. Quindi e per lei un neonazista è un nemico e un neofascista invece no, è un amico... Non, non mi riconosco nel neonazismo, il neonazismo non mi riconosco... Ma ha, scusi, parliamoci eh, chiaro, Le leggi, razziali, le le leggi razziali, Fiore, le leggi razziali che sono eh, un, una vergogna dell'Italia, ma quello che rappresenta il nazismo per gli ebrei, per lei è uno dei motivi per i quali a lei non piace quel simbolo? No, io quel simbolo, fra l'altro, non, non richiama la svastica, non c'entra niente da quello che sì, so io. no? È un, è un, sì, è un ma altro non mi dica risposta. che è il labirinto per greco. Quanto, perché... Per quanto riguarda il nazismo, noi contestiamo, contestiamo l'idea di una razza superiore. Però scusi, Fiore, però... no, questo, lei è una persona che almeno le sue eh, idee sono chiare. Mi non mi dica. racconti che quello è il labirinto greco. Quella è una svastica con no, i bracci no, invertiti no, è, è un richiamo esplicito non... al nazismo. Guardi, le dico sinceramente, io non ho mai saputo che fosse la svastica. Mi sta dando una notizia in questo momento. Ma lasci perdere quello che sono... Le, le idee, idee giornali. Un po' di paura, io, no, io sto io po di nazi... paura perché io, io lo so che nazista... lei non ha, no, non ha nessuna con difficoltà nazismo... con un allora, neonazista. Ecco, quindi... Bravo, allora lei sa allora, perfettamente allora che metta. le mie posizioni non sono neonaziste io non sono mai stato neonazista ho sempre difeso il fascismo quando mi è stato chiesto lei sarebbe stata parte degli americani o della Repubblica Sociale ho detto la Repubblica Sociale ma non mi sono mai riconosciuto nel nazionalsocialismo per una serie di motivi che non le sto a spiegare perché Bene. finiremo qui alle 10 l'ultima domanda detto... però di Stefano eh, voi fate politica esatto. Durante eh, in questo momento ci sono addirittura delle primarie di sinistra, di destra forse di destra se ne le... centrodestra e Berlusconi parteciperete, avete interesse verso queste cose o siete al di fuori di questo... Gioco diciamo democratico Ma di questo. No, abbiamo detto che parteciperà ai primaria quello... del Partito Democratico per votare per Bersani come provocazione dicendo che il Partito Democratico ci piace così, vecchio, trinariciuto, eh, antifascista, eh, eh, e perché Renzi tutti... non sarebbe la stessa cosa? Eh? Ma Renzi non, sa... non è ancora dato bene cosa... sapere che cosa vuole per l'Italia, perché purtroppo non si riesce mai a parlare di politica anche durante le trasmissioni televisive. Però, quando, sarà... quando dirà che cosa vuole per questa nazione, probabilmente ci si potrà esprimere. Comunque di fatto era una provocazione. Il fatto vero è che Casa Pound partecipa alle Comunali di Roma contro Alemanno e contro Zingaretti e partecipa alle regionali del Lazio contro tutti gli altri candidati. Quindi questo è il fatto e lì andremo a misurare quella che è Casa Pound, perché oltre alla discussione storica che abbiamo avuto eh, in questa serata in cui siamo stati chiamati qui a prendere le difese del fascismo in una discussione storica, c'è tanto altro, c'è un programma, ci sono delle idee, eh, ci sono delle visioni di quello che dovrebbe essere la regione il comune di Roma e quindi questo lo porteremo al confronto con gli elettori e da lì poi si vedrà che cos'è Casa Pound. Senta, se sì. non lei si è messo la camicia nera oggi... È, Ma è, o è, blu, un caso. è blu, è blu, è blu, seppure dal tonico, Croppy, dobbiamo chiudere. Eh, il, suo romanzo è, <ride> eh, il suo romanzo comunale, il racconto della parabola della giunta alle mani, è il fallimento di una generazione che si era formata nel neofascismo e aveva avuto una formazione politica molto forte. Qual è il senso di quella, della lezione che lei racconta? Allora, se lo dobbiamo dire in pochi eh, secondi, purtroppo sì, Scusi, io, io, eh, io direi che questa vicenda va inserita in un fenomeno più ampio, quello che sta riguardando un po' tutte le forme rappresentative in Italia, eh, quello che succede alla Regione Lazio, alla Regione Lombardia, ma anche alla Regione Emilia-Romagna, negli altri livelli. Io credo che in questo momento stiamo assistendo, così do un giudizio anche sulle cose che abbiamo sentito, eh, finora, stia finendo questo lunghissimo dopoguerra in Italia. Dobbiamo no. chiudere, dobbiamo veramente chiudere, se no ci sfumano. No, ci una sfumano. battuta da Revelli, perché essendo Siamo... come, tra virgolette in minoranza in mezzo a queste eh, idee, allora, lei che cosa l'ha colpito o sorpreso delle opinioni che ha sentito eh, stasera? Qualcuno l'ha offesa, eh, la... qualcuno l'ha turbata? Non... <sussurra> Figuriamoci, sì, alla mia età non mi turba quasi niente. Eh, quello che come dire. Continua a mettermi a disagio, e in questa discussione l'irrilevanza della storia. Cioè il, il fascismo, quello che è stato, è talmente evidente, è lì. Ci sono biblioteche non marxiste, biblioteche bipartisan Ma che fanno quel anni. bilancio. 90. Sono passati 90 anni, appunto, che ci sia ancora gente che si dichiara fascista. Ma lei devo non sa dire che cosa voglio, non mi ha fatto mi... parlare di politica, non sa che cosa voglio per questa legge. Mi nazionale. dà quindi un quindi senso di... Di... di desolazione. Eh, ecco. Grazie a tutti quanti, ci vediamo sabato prossimo, sono dittatoriale nella chiusura di questa trasmissione. A sabato prossimo, buonasera, da Nicola Porro e grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie.